Buongiorno a tutti gli amici di Accordo. Aiutateci a trovare un nome a questo gruppo. Aiutateci a trovare. Noi abbiamo avuto un'idea, quella di portare il Made in Italy realizzato con amore all'estero. Ci stiamo provando, ci stiamo dando a fare, abbiamo creato un bellissimo stand, abbiamo creato una bella equipe di amici con dei prodotti molto pensati, molto amati, molto desiderati. Ma non abbiamo ancora un nome. Ecco qua. Allora, io sono Roberto Fontanot e rappresento insieme al mio amico Maurizio Serafin, l'architetto Maurizio Serafin, la liuteria per amore di Verona. Io sono Steve Tommasi, rappresento STPX, i preti artigianali fatti a mano. Guido Michetti di Vintech, il solito in mezzo ai piedi. Samuele Gamba di Droplay Promega e faccio custodie con stand. Quest'anno siamo qui e presentiamo il nuovo giocattolino che sarà pronto per la fine dell'anno e che sarà la V10, e che è un mostriciattolo che praticamente è l'evoluzione di tutti i prodotti fatti finora, con 10 loop, sender retro per andare in testata, loop 9-10 stereo, 4 switch per il cambio canali, ingresso per pedali di espressione MIGI, gestione dei control change e per finire display alfanumerico sul quale sarà possibile scrivere anche i nomi dei vari preset. Quindi diciamo che l'evoluzione di tutto quanto fatto fino ad oggi e andiamo avanti così. Abbiamo portato le custodie Droplay, conoscete già, sono custodie con stand, trolley e fanno da supporto alla chitarra. E di interessante c'è la novità che sto collaborando appunto con Roberto Fontanot di Liuteria per Amore. Abbiamo portato per questa fiera dei prodotti nuovi che sono le custodie in un flight case un po' più rigido, un po' più resistente, con il doppio supporto, con il doppio stand nella parte posteriore, eccolo qui, per rendere un po' più rigida tutta la struttura e anche per dare un po' di più garanzia per quanto riguarda lo strumento all'interno. Eccoci qua, architetto ecco. Serafin e Roberto Fontanot, Liuteria per Amore da Verona. Uniti da sempre. Uniti da sempre. Noi siamo qui a Francoforte, non in veste di riparatori ma in veste di costruttori, a presentare questo progetto meraviglioso che è la chitarina .G, un progetto su cui lavoriamo da più di 10 anni, che contiene quasi una decina di patent, che è uno strumento assolutamente innovativo. Lo stanno già usando musicisti meravigliosi. Diciamo che sono strumenti che nascono dalla nostra, credo, grande esperienza di riparatori, e gli stessi musicisti continuavano a sollevare una serie di tematiche che non li rendevano felici per quello che era prodotto, quello che si riusciva a trovare in giro per il mercato. Quindi ci hanno costretto proprio a sviluppare tutta una serie di soluzioni per far sì che lo strumento acustico potesse essere molto gestibile ed avere un suono estremamente naturale da amplificato. Quindi siamo partiti da un'invenzione che ormai abbiamo da più di 10 anni, di questo sensore molto bello che amplifica gli strumenti in maniera naturale, e abbiamo fatto il contrario, ci abbiamo costruito la chitarra intorno, facendo in modo che lo strumento suonasse eccezionalmente acustico e non desse problemi di feedback, quindi molto gestibile sul palco. Ci sono due tipologie, c'è lo strumento in corda in nylon, dove per la prima volta riuscirete a sentire a suonare in 19esima posizione un cantino su una nylon, e questo rende felici tutti i musicisti di jazz, di bossa nova, e con dei bassi belli, frenati, e quindi il suono non si impasta. È una chitarra elettrica che ha anche il sistema acustico ed è un'ottima acustica ed è un'ottima elettrica insieme, per consentire a tutti i chitarristi jazz, in particolare quelli che poi suonano con una cantante, di avere le ghost note molto presenti ed avere una parte ritmica importante. Ecco. Ciao a tutti, sono Steve Tommasi di STPX. Dall'ultima intervista che vi ho rilasciato un paio d'anni fa sono cambiate molte cose. La prima, ovviamente, che tutti ricorderanno la mia mancanza afona di voce dell'ultima intervista. Questa volta ho la mia voce. Ecco, da allora sono cambiate qualche cosina, un po' di cose sono cambiate. Allora, diciamo che ho avuto delle piccole soddisfazioni. La prima è data dal wet stop bar, questo plettro praticamente da 8 mm
con cui Vanni Tonon ha realizzato il record mondiale di velocità, è nato sui Guinness dei primati 2012 con questo plettro. La novità di quest'anno è questo plettro che ho fatto in collaborazione con Ignazio Di Salvo, che è il docente e direttore dell'MMI di Milano, e con Marcello Cavagna di MPX di Bergamo. In pratica è una specie di tampic con un uso differente del tampic. In pratica è un plettro solamente in posizione che va calzato sul pollice e ti consente di liberare l'indice per permetterti di effettuare la tecnica del tapping a otto dita, oppure per i bassisti per poter usare contemporaneamente le dita sulle corde oppure il plettro senza doverlo occultare o mettere da qualche altra parte. Allora, Ignazio Di Salvo ha appena effettuato un video pubblicitario, uno spot per la Peugeot 208 dove calza e usa questo plettro, è una cosa simpatica che sta facendo il giro del mondo, insomma. Stanno piacendo molto i plettri in tagua. Questa noce è originale della faccia centroamericana, se ne ricava di plettri che sono veramente perfetti per suonare jazz, non sono veramente piacevoli per chi fa jazz. Altra novità è ricoperta da questi due plettri. In pratica è un plettro di derivazione hybrid e uno in wood, e serve per fare lo strumming nel genere manouche. Non è indicato propriamente per il plettaggio alternato, ma per lo strumming è una delle cose più belle che ci sono, insomma.